Ciao ragazzi, bentrovati. Come avete già visto, questo video non parlerà di violino, di solfeggio, cose di questo genere, ma sarà un'introduzione a quello che spero diventerà un nuovo format su questo canale, ossia la propedeutica musicale. Innanzitutto perché io sono un insegnante sia di violino che di propedeutica musicale, in primo luogo. In secondo luogo perché credo che in questi ultimi anni di esperienza, visto anche il mio percorso di studi, il mio percorso formativo, credo di aver maturato delle cose che possono tornare utili tanto agli insegnanti, tanto agli educatori, tanto a chiunque abbia a che fare con i bambini. Quindi ho voglia di parlarvene e se invece voi avete qualcosa che volete suggerirmi o volete chiedermi di parlare di qualcosa nello specifico, come al solito potete scrivere nei commenti oppure mi potete contattare in DM su Instagram cercando chiocciolina elf underscore the teacher. Fatta questa importante premessa, veniamo a noi. La propedeutica musicale che cos'è? È una disciplina, una materia che serve per avviare i bambini alla conoscenza della musica ed è ovviamente propedeutica, quindi serve ad accumulare, ad acquisire delle conoscenze pregresse che poi serviranno nel momento in cui si passa allo step successivo, che è lo studio di uno strumento. In termini pratici, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini che ancora non studiano uno strumento iniziano ad approcciare, alcuni strumenti vari, che possono essere lo strumentario orfo o gli strumenti veri e propri, per capire quale potrebbe essere quello che gli interessa. Iniziano ad avere un'infarinatura generale sulle nozioni di base della musica e tutto questo bagaglio di prima esperienza musicale che hanno messo da parte servirà loro poi nel momento in cui inizieranno a studiare uno strumento, sceglieranno uno strumento. E vi assicuro per esperienza che fare lezione, nel mio caso di violino o di qualsiasi altro strumento sia, con un ragazzino, un bambino o anche un adulto che parte da zero, è molto più complicato che fare lezione con un bambino, un adulto, chi che sia, che non parte da zero, ma magari sa già l'ordine delle note, conosce il valore, non dico di tutte le note possibili e immaginabili, ma almeno una differenza tra semiminima e minima, per esempio. Tra l'altro, se non sapete di che cosa sto parlando, andatevi a vedere, compare qui nella scheda, il primo video sulla body percussion. Quindi, dal mio punto di vista, la propedeutica è una disciplina assolutamente fondamentale per chi vuole studiare musica. È chiaro che ci sono degli approcci che servono a sviluppare delle competenze nei bambini molto divertenti e basati sul gioco, che con gli adulti potrebbero funzionare di meno, ma ciò non toglie che avere un'infarinatura generale, conoscere quantomeno l'ordine delle note, perché vi sfido a fare questo: andate a scuola, prendete un bambino che non ha mai studiato musica e chiedetegli di dirvi le sette note in ordine sia ascendente, quindi sia a salire sia a scendere. Quando si tratta di dire do si la so fa mi re do, i bambini non sono capaci di farlo. Molti non conoscono proprio le note, quindi non sanno distinguerle sul pentagramma. Ci sono tutta una serie di abilità, di competenze che i bambini possono acquisire attraverso il gioco o anche attraverso una forma di studio un po' più leggera e che gli torneranno utili in un secondo momento. Fermo restando che, a prescindere dal fatto che un bambino possa anche decidere un domani di non studiare nessuno strumento, fare propedeutica musicale, quindi lavorare in gruppo con altri bambini, fare l'esperienza sonora, di vivere determinate circostanze, di fare gioco musica, di sviluppare un certo orecchio musicale perché si fanno certi tipi di attività, resta fondamentale nella vita a prescindere da quello che poi decideranno di fare dopo. Magari decideranno di iscriversi a Kung Fu. Può essere. Tutto può essere. Ora, io non voglio fare tutto un lunghissimo discorso sulla propedeutica musicale e fare un video di 18 minuti su questo, perché questo video, questo primo video, mirava semplicemente a raccontarvi di che cosa si tratta e a lanciare questo nuovo format. Però mi piace molto l'idea, visto che sono una grande fan delle storie, delle narrazioni musicate, mi piace molto l'idea di lasciarvi così, con un video che non si conclude qui, ma vi lascia davanti ad un video. Se cliccate sul video che comparirà qui in alto, potete trovare un primo video sulla propedeutica musicale che parla del cosiddetto pentagramma strappo. Se invece cliccate sul video che comparirà qui in alto, trovate il video che parla del valore delle note con la pasta. Io vi invito come sempre a spolliciare se questo video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, spolliciate lo stesso, perché non dovreste spolliciare. Anche giù, fate quello che vi pare, però spolliciate. A scrivermi nei commenti quello che volete, quello che volete, quello che vorreste, quello di... No, perché non sto parlando in italiano? Quello di cui vorreste sentirmi parlare. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!